La situazione meteorologica sulla regione vedrà il passaggio di un fronte freddo atlantico nella serata di sabato, seguito da un afflusso di correnti più fredde a tutte le quote tra nord e nord-est. Prevediamo quindi per sabato cielo in genere coperto, avremo delle precipitazioni deboli, locali nel corso della mattinata, che dal pomeriggio si faranno più diffuse, continue e soprattutto abbondanti, intense specialmente a est e in particolare sulle Prealpi Giulie. Soffierà scirocco, da moderato a sostenuto sulla costa, forse anche con qualche raffica forte nel pomeriggio. Poi in serata e nella tarda serata soprattutto entrerà vento da nord e poi di bora sulla costa. Quota neve inizialmente, quindi nel pomeriggio, intorno ai 1500 metri sull'Alta Carnia, intorno ai 1800 metri sulle altre zone, poi in tarda serata quota neve in rapido calo fino a 5-700 metri circa. Nel corso della notte tra sabato e domenica probabilmente il fondovalle tarvisiano avrà una discreta nevicata. Per quanto concerne le temperature, saranno in lieve aumento rispetto ai valori dei giorni precedenti, quindi le minime saranno intorno ai 6-7 gradi sulla pianura, intorno ai 9-10 sulla costa, le massime saranno intorno ai 14 gradi sulla pianura, intorno ai 16 lungo la costa a causa del vento di scirocco. La giornata di domenica inizierà di primo mattino con residui di precipitazioni, deboli nevicate in montagna oltre 500 metri circa, poi nel corso della mattinata tenderanno a cessare, poi seguiranno le schiarite nel pomeriggio a partire dalla Carnia. Temperature in lieve diminuzione, con valori minimi intorno ai 2-5 gradi raggiunti la sera in pianura e intorno ai 6-7 gradi sulla costa, massime non superiori ai 10-12 gradi. Nella notte poi farà più freddo e lunedì mattina gelate diffuse in montagna e in pianura. E dall'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Arturo Puccillo vi saluta.